A tutti, siamo in ritardo, quindi cerchiamo di stringere i tempi. Adesso vediamo un po' che succede all'estero, perché è, come dire, un intervento credo che sarà molto istruttivo. Lascio la parola a Federico. Grazie a voi. Bene, la faccio breve, perché insomma, le slide in teoria sarebbero anche tante, ma sono tante foto, quindi andiamo veloci. Una breve rassegna, giusto per misurarsi un po'. Cioè, in realtà non è una lezione, non vorrebbe mai esserlo, per dire questi sono gli elementi, è solamente per trovare dei punti per capire effettivamente, ognuno di voi potrà misurarsi, se questi grandi big sono effettivamente dei grandi big e fanno effettivamente grandi cose, o se anche voi con le vostre imprese, con le vostre, diciamo, attività, potete trovarvi là dentro. Chiaramente alcuni dei numeri che mostrerò sono giganteschi. Però diciamo che l'orizzonte nel quale loro si collocano è lo stesso orizzonte vostro. Sono distributori di materiale edili, alcuni hanno ampliato, ovviamente magari sono anche un po' di idrotermosanitario, anche un po' di servizi, eccetera. Io comincio da Salto Key, che è un rivenditore spagnolo, 400 milioni di euro, 50 punti vendita, 4,5 milioni di euro a punto vendita. Già questo è un primo indicatore, cioè quando vediamo poi i tanti milioni, in realtà poi andiamo a vedere sul territorio, alla fine si lavora probabilmente con delle dimensioni che sono molto in linea con le vostre. Salto Key fa parte di una grande catena internazionale che è la VHG International, che ha 19 insegne. Quindi Salto Key, che è un rivenditore come voi, in realtà sta dentro una grande catena internazionale, presente in 15 paesi, e sostanzialmente loro fanno complessivamente 3,6 miliardi di euro con, diciamo, sui loro punti vendita diretti. In realtà si vede che aumenta Qual è uno degli elementi importanti di Salto Key? Che proprio prima si parlava di servizi, Salto Key fornisce, tutto un sistema di servizio ai clienti finali, anche alle imprese, che li accompagna nella parte progettuale, eccetera, no? E quindi è andato oltre l'elemento solo di fornitura dei prodotti. Tanguy è un grosso distributore francese, grosso. 220 milioni di euro di fatturato, 63 punti vendita, 3,5 milioni, però fa parte di Ateral, un'altra rete che ha 126 punti vendita, 575 milioni di euro di fatturato, anche là vedete 4,5 milioni di euro per punto vendita, ma l'altro dato che in quasi tutti questi esempi sono riuscito a calcolare è il fatturato per addetto, fa 270 mila euro per addetto. Ecco un altro elemento, cioè la produttività per addetto. Questo è un dato, secondo me, sul quale ci si può misurare, perché che tu sia piccolo, che sia grande, questo è il numero che ti dice effettivamente se stai agendo in modo, con la tua organizzazione in modo adeguato. Perché se fai di più, vuol dire che sei ancora più bravo e più organizzato. Se fai di meno, forse puoi migliorare. E Tanguy ha acquisito Poudrie, un'altra catena, poi sono catene che acquisiscono catene, eccetera, eccetera, e ha aperto punti vendita di vario genere. Questo è Anant. Una cosa che notate, non so se state guardando, ed è una cosa che dirò alla fine: l'immagine. Cioè, c'è una scelta specifica di marketing molto spinto, che paradossalmente uno potrebbe dire: sì, ma le imprese di costruzione cosa? In realtà, questi non hanno solo le imprese di costruzione come clienti, chiaramente hanno anche i clienti privati. All'estero il privato è anche molto più importante che da noi, e ha piattaforme di e-commerce che funziona ovviamente in modo molto, molto potente. Questa è un'altra catena francese importante, 851 punti vendita, 150 showroom. Quanto fanno di fatturato?
340 milioni. In realtà fanno, guardate, 640 mila euro di fatturato a punto vendita, ma 390 mila euro d'addetto. Cioè io dico, ma 600, se noi li valutassimo solo sul fatturato del punto vendita, cioè, ma 600 mila euro. Cioè in realtà sono piccoli punti vendita, nei piccoli paesi della Francia, ok, dove hai due persone che lavorano con un sistema logistico fenomenale, no? E dove sostanzialmente il piccolo punto vendita fornisce i singoli, le singole imprese locali, soprattutto artigiane. Ma guardate la produttività per addetto, 390 Federico, euro. Su questo c'è un interessante parallelismo con tutto quello che sarà il ritorno del commercio di vicinato. La settimana scorsa ero con un certo numero di amministratori delegati delle più importanti catene distributive e quello che loro stanno studiando non sono più superfici grandi, ma piccole superfici nei centri urbani, connotate esattamente come dici tu da un elevato livello di servizi. Ovviamente sito internet online, e-commerce, ordini online, arrivi, carichi e vai. Questa è un'altra grande insegna francese, è un gruppo, SAMS, che ha 37 insegne al suo interno. Qui ci sono soggetti che hanno gruppi, cioè abbiamo dei gruppi, no, e consorzi qui presenti. All'interno ci sono 37 insegne, sono tante. 1,5 miliardi di fatturato, vedete, 350 punti vendita, 4,3 milioni per punto vendita, siamo sempre là più o meno, eh? 250 mila euro d'addetto, quindi più o meno stiamo cominciando a capire quali sono le medie da questo punto di vista. Trasferiamo in Germania, Agebau, 6,26 miliardi, 365 rivenditori, 1700 punti vendita, è uno dei più grossi, ma guardate in Germania sono tutti così i grossi gruppi, 3,7 milioni a punto vendita, anche qua siamo nella media. Guardate, scusate, no, questa non c'entra, Eurobastof, 6,6 miliardi, 475 rivenditori, 1745 sedi in 10 paesi, qui cominciamo ad andare anche oltre i confini del singolo paese, 3,8 milioni di euro punto vendita. Scusami Federico, qua slide, 475 rivenditori, a me interessa, indipendenti. Sì, questa è una sorta di cooperativa. Allora, cioè, avete visto, cioè, io ringrazio Federico per questo straordinario contributo. Ma allora, questa slide qui ci dice 475 rivenditori indipendenti che stanno sotto una stessa insegna. Più volte ci ha detto nelle slide precedenti, se non ho capito male, che c'erano di fatto un mosaico, cioè un gruppo con sotto N. Guarda che questo è la rappresentazione di quello che dicevo prima del consorzio della cooperativa di vendita, signori. Sì, sì. Cioè questi si mettono insieme perché mettendoli insieme fanno massa critica su una serie di attività, ad esempio quelle di marketing, e fanno la differenza. Cioè non sono indipendenti, l'aggettivo chiaro qua. Quindi vuol dire che non si aggregano per acquistare, si aggregano per vendere meglio. Sì, sì. Ovviamente tanto e-commerce, meccanismi qui con i sistemi automatici, perché i siti sono in tedesco ovviamente, quindi però insomma giusto una traduzione, gestione di approvvigionamenti, tanta logistica chiaramente. La dimensione consente di fare questo, che il piccolo fa più difficoltà. Baustoff Union, vi faccio vedere un caso che quando ho visitato mi ha molto colpito. È un po' più spostato verso il brico, ma in realtà guardate che in Germania non è così separato come da noi. Io quando sono andato a vedere, ho visto questi magazzini, ho visto come lavorano, la prima cosa quando sono entrato ho trovato questo, cioè vendevano mele, perché in quel momento era il momento della vendita delle mele. Io tra di me ho pensato, ma per, cioè, cosa c'entra entrare? Vedete, ma perché uno viene qua a comprarsi il martello, a comprare le cose, magari intanto compra anche delle mele, che cioè, è il nostro prodotto locale, no? Allora, ci sta, non ci sta, facciamoci una risata, però il punto chiave è che, chiaro, noi, voi, ma che mi ci metto dentro anch'io, no?
cioè vendiamo prodotti per l'edilizia, però io mi fermerei anche, vendiamo, punto. Cioè siamo dei venditori, quindi poi è un po' indifferente, no? È chiaro che non lo è, perché bisogna essere degli specialisti. È talmente interessante, pur nella sua paradosso, l'esempio delle mele, è in realtà interessante, cioè la mela è chiaro che è un paradosso, certo. Però è l'espressione di un cambio culturale che vi dicevo io, non è un tema di prodotto, è un tema di far felice l'individuo ma è dedicare attenzione al cliente, questo è quello che vuole. Giuliano, su questo caso qui di Bauhaus, la catena austriaca, tu vai dentro, addirittura hanno il self service per i clienti, per cui tu entri come se fosse all'IKEA, no? Per cui sia per i professionisti che per i clienti famiglia, ma poi tu entri, chiaramente anche loro hanno l'angolo, se volete, delle piante o di altre cose, ma grande, cioè, grande magazzino, ma una panetteria. Se tu vai lì, se vuoi anche mangi, eccetera. Cioè, adesso, non è che voglio dire che tutti voi dovete aprirvi il ristorante dentro il punto vendita, però chi di voi a un certo punto non le aveva e poi ha messo le macchinette per prendersi il caffè o per, no? Che mentre uno in attesa, eccetera. Dico che uno, qui hanno anche pensato questo. BME è un'altra catena che è importante a livello europeo, perché ha 800 punti vendita in 22 insegne, ribadisco, sono 22 insegne, quindi le insegne anche in Francia spesso mantengono la loro identità, ma entrano dentro questi gruppi che fanno però la massa critica dal punto di vista dell'orientamento a essere gruppo di vendita. Guardate, 5,4 milioni di fatturato per punto vendita e hanno, la presenza è molto diversificata e come potete vedere dalle sedi, per esempio questo è Rabboni in Francia, e altre sono sedi olandesi, vedete Silix in Spagna, eccetera, hanno, ognuno mantiene la propria identità ma dentro un obiettivo di gruppo complessivo di vendita. Questo è un altro caso interessante, abbiamo raccontato qualche mese fa su Utrade, no? Travis Perkins è un esempio inglese, è presente, fortemente ancorato all'Inghilterra, è presente lì, sono 604 punti vendita, 7,3 miliardi di euro di fatturato, quindi fanno 12 milioni di euro a punto vendita, ma se andiamo a vedere la produttività per addetto sono 251 mila euro. Quindi, cioè, anche uno dice, ma io 12 milioni con il mio punto di vista non lo faccio. No, ma vai a misurarti su quell'elemento lì, no? Per cui, chiaramente loro, cos'è che puntano tantissimo? Perché nel tempo loro hanno acquistato catene distributive che stavano per chiudere oppure hanno proprio accorpato. Grande identità d'immagine, grande organizzazione ovviamente e una logistica fortissima. Hanno tipo 1000 mezzi per la distribuzione, sì, no, 10, e addirittura Boris Johnson è andato a visitare qualche mese fa quando hanno presentato che stanno trasformando il parco diciamo per le consegne con mezzi elettrici, e questo era uno dei camion più per le consegne più grosso che... E ovviamente poi hanno anche all'interno dei punti vendita, come molti di voi hanno, le cose più specifiche, più singole, con una strategia che è interessantissima da questo punto di vista, perché è fondata su 4 punti, no? Organizzazione della catena e del lavoro, un forte ancoraggio a quello che è il tema dell'identità storica, anche se si trasforma, perché loro continuano a comprare punti vendita, cioè crescono per assorbimento, non crescono per espansione, però la dimensione gli consente anche di far cosa? Di fare un'azione che in Inghilterra è simile poi alla fine dell'Italia, no? Cioè lavora a livello globale, in questo caso a livello nazionale, loro dicono act nationally, ma think locally, quindi pensa localmente, ma con un'organizzazione da questo punto di vista che gli dà delle leve molto potenti. E chiudo con un caso. Scusa, puoi tornare? Sì. Sì. La slide di prima, se guardate in basso a sinistra,
Customer relationships are key to a merchant business. Sì, quello che dicevi prima. Sì, sì. Le relazioni con il cliente sono il punto chiave per noi. E dice poi, Travis Perkins empowers... Siccome questo è importantissimo, io nella mia marea di punti vendita devo dare forte autonomia ai locali, perché il tempo di risposta è la variabile. Non è che devono venire a chiedere a Londra, no. Devono essere, quindi devono essere competenti ed essere fortemente delegati. Chiudo con un esempio, ne avevamo già parlato, a me piace molto questo caso perché è un caso difficile, non lo so. Comunque la Repubblica Ceca, è la catena DEC, loro hanno 90 punti vendita tra la Repubblica Ceca e la Slovacchia, fanno 1,23 miliardi di euro di fatturato, quando l'avevo presentato 4 anni fa faceva 700 milioni, quindi sono cresciuti moltissimo, fanno 1,4 milioni di euro per punto vendita, quindi anche qui in realtà pensare molto localmente, no? Ma dov'è il punto di forza? Innanzitutto un e-commerce strepitoso da guardare, da studiare. Ma poi hanno questa organizzazione delle modalità di, come si dice, di fornitura dei materiali, che fa sì che quando tu ordini, sostanzialmente loro elaborano l'ordine e quando tu arrivi, se sei un tir devi andare nella colonna di tir, se sei una macchina eccetera eccetera, arrivi nel tuo piazzale come all'IKEA, ti piazzi sotto il posto numero 28, loro hanno registrato che tu sei arrivato al punto numero 28, vai dentro in un quarto d'ora, ti bevi il caffè e fai le questioni amministrative, 15 minuti, tu esci e il camioncino è già caricato. Il loro motto è carichiamo in 15 minuti. Chiaramente logistica, organizzazione, eccetera. Che è diverso da un caso che abbiamo raccontato invece, proprio sull'ultimo numero, credo, il penultimo numero, dove in realtà il motto in quel caso era consegniamo in 24 ore, no? E entro i 100 km consegniamo in 24 ore. La logistica è l'elemento fondamentale, molto, molto spinto, questo è un altro caso, è l'ultimo in assoluto, 950 punti vendita, Big Mat International, 2,5 miliardi di fatturato, per ogni punto vendita fa 2,7 milioni. Quindi anche là, vedete i numeri, no? Cioè, poi, perché si parla di questi miliardi, ma poi se andiamo a vedere sul territorio, no, cioè questo è il modello. Ma anche qui, per esempio, questo è il centro logistico aperto credo un paio di anni fa a Burriana in Spagna, grande investimento nella logistica, fortissimo investimento nella logistica e i nuovi format di vendita, qui hanno questa cosa che è Cocoon, no? Dove il cliente privato trova l'angolo, no? Dove può vedere in realtà delle realizzazioni e degli esempi. Chiudo e quindi ho finito, spero insomma, di non aver rubato troppo. Le esperienze, le analisi che abbiamo fatto in questi anni con Utrade su questi casi esteri e che continueremo a fare danno queste risposte. Multicanalità, specializzazione, che è quello di cui si parlava prima. A me colpisce molto l'immagine coordinata, perché in moltissimi di questi casi c'è un'immagine identitaria di gruppo che dà grande forza proprio anche alla rappresentatività sul territorio. Servizi che vanno dai servizi alle imprese, eccetera. Certo, non far la banca, chi è che lo diceva prima, non mi ricordo più, ma servizi ad alto valore aggiunto. Fortissima spinta sull'e-commerce. L'e-commerce è sempre presente ed è uno dei canali principali, in alcuni casi il canale principale per ricevere gli ordini. Gli ordini non si fanno più in... E poi abbiamo già detto la logistica. Quindi, cosa ci insegna l'estero? Che stare insieme sicuramente aiuta a pensare anche a organizzare una dimensione aziendale, ma dentro sistemi di aziende integrate. Cioè non è che c'è il grosso che cancella il piccolo. Questo a me piace perché significa che è molto adattabile. Insomma, molti di questi casi potrebbero essere studiati singolarmente per capire i punti di forza e debolezza e adattarli
al sistema italiano. La logistica gestita in modo centrale. In Germania il più grosso gruppo che vi ho presentato ha 6 punti logistici da dove partono i loro camion per andare a consegnare. E poi, altro elemento che veniva anche ricordato, essere presenti sul territorio però lasciando ai singoli soggetti il ruolo commerciale locale, ma giocando a livello complessivo sui temi del marketing, perché anche lì quello è un elemento che la dimensione aiuta a fare, quindi a spingere proprio sulla promozione della propria qualità dei prodotti e soprattutto dei servizi. Ho chiuso, grazie per l'attenzione. Grazie.